Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e all'inizio degli anni 2000 SmackDown era imperdibile. Sembra che a parlare sia nostalgia, ma non è così, vi basterà recuperare qualche puntata per rendervene conto. L'ascesa di personaggi indimenticabili, storie intriganti e varie ed una qualità lottata da mozzare il fiato. Anche se per almeno metà del 2003 nessuno ha impreziosito lo show blu più della bestia e dell'eroe olimpico, che con la loro accesa e riuscitissima faida diedero il massimo risalto allo sport e nello sport spettacolo. Questa è la fantastica rivalità tra Brock Lesnar e Kurt Angle. Per iniziare è doveroso sottolineare i successi dei due contendenti prima di approdare al mondo del wrestling, e per quanto riguarda l'eroe olimpico, come si può non parlare della medaglia d'oro vinta nel 1996, anche senza citare la sua prima e spiacevole esperienza sul ring dell'ACW, che rischiò seriamente di allontanarlo per sempre dalla disciplina. Lo stesso Angle descrive la transizione da lotta amatoriale al pro wrestling come qualcosa di impegnativo, di faticoso, ma se volete sentire la mia opinione, lui era nato per essere un wrestler. Ecco perché una volta arrivato in WWE venne presentato come l'unico vero atleta di tutta la federazione. The most celebrated real athlete in WWF history. Per sua stessa ammissione, il suo approdo, il suo successo aprì le porte ad altri lottatori collegiali. E un altro ad attuare quella stessa transizione alla stessa velocità di Kurt Angle fu Brock Lesnar, anche lui campione NCAA al college e mix perfetto di forza, atletismo e velocità. Gli è mancato solo vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. And really believe that God put me on this earth to be a professional wrestler. Pensate che una volta arrivati in OVW, l'allora territorio di sviluppo, la bestia non ricevette i migliori consigli. Secondo alcuni producer, vedendolo così pallido, avrebbe potuto ricoprire la parte del russo invasore, come se non bastasse limitando il più possibile le sue innate qualità, restando immobile nel quadrato. Per fortuna ci pensò Taz a dirgli di non ascoltarli e lo portò da Paul Heyman, che in origine avrebbe dovuto ricoprire un altro ruolo, non il manager di Lesnar, ma di Chris Benoit dopo WrestleMania 18. Ma Vince McMahon cambiò subito idea vedendolo distruggere dei pesi leggeri in alcuni dark match. E quindi eccolo lì Brock Lesnar fare il suo debutto a Raw al fianco di Paul Heyman il 18 marzo del 2002. Would be the summer of the next big thing. L'ascesa del Next Big Thing, uno dei soprannomi più azzeccati che io ricordi, fu qualcosa di stellare. Vinse il King of the Ring e due mesi dopo, ad agosto, sconfisse due leggende come Hulk Hogan e The Rock. Nello specifico, la vittoria di SummerSlam sul People's Champ lo rese il più giovane campione della storia. Il messaggio era chiaro: terminata l'Attitude Era, Brock Lesnar avrebbe dominato la Ruthless Aggression. La dimostrazione più evidente che il suo regno non sarebbe stato un fuoco di paglia fu la difesa di No Mercy. Di fronte ad un veterano come Undertaker, all'interno del suo campo di battaglia preferito, Hell in a Cell, uno degli incontri nella gabbia più sanguinari che vi capiterà mai di vedere, e la vittoria del Next Big Thing, anche se approfittando dell'infortunio alla mano dell'American Badass, tolse ogni dubbio sul suo conto. Ma non scordiamoci dell'altro protagonista del video, parliamo un po' di come conobbe Kurt Angle. L'eroe olimpico riconobbe immediatamente il percorso fatto da Lesnar perché è pressoché identico al suo. Ha infatti detto a più riprese che se avesse continuato nella lotta amatoriale avrebbe vinto anche lui una medaglia. Pertanto lo considera il più talentuoso e dotato atleta che abbia mai conosciuto, un'autentica forza della natura. Dall'altra parte anche Brock provava un forte rispetto, ma sapete di che pasta è fatto il Next Big Thing? Il loro primo incontro fu ricco di tensione e competitività, perché quando a Lesnar gli venne chiesto cosa ne pensasse di un match con Kurt Angle, rispose che fosse un piccoletto e che l'avrebbe fatto a pezzi. Bene, fu proprio così che l'eroe olimpico si presentò alla bestia. Ciao, ho sentito che vorresti farmi a pezzi. Hey Brock, how you doing? Kurt Angle, nice to meet you. By the way, you said you could whip my butt. Sempre Angle racconta di averlo sfidato a metterlo alla prova a più riprese, ma Lesnar non accettò. Così una volta, qualche ora prima di un evento in Sud Dakota, col ring ancora in fase di allestimento, l'eroe olimpico gli arrivò da dietro dicendogli: "Forza, diamoci dentro!" E da come la racconta, lo mise al tappeto. I beat him, but it was a very, very tough battle. Brock is the real deal. Purtroppo non esiste un filmato del loro confronto, di questa rissa sfiorata, ed è un gran peccato, cosa non darei per vederlo. In vista di Survivor Series 2002, con Kurt Angle impegnato alla caccia dei nuovi titoli di coppia di SmackDown, Brock Lesnar si trovò di fronte il rinvigorito Big Show, tornato ad essere davvero pericoloso e temibile, il quale lo lanciò giù dallo stage, infortunandolo alle costole, e persino Heyman temeva per il suo cliente. Put your pride aside, enough is enough. He is going to rip you limb from limb. Come scopriremo tra poco, la figura del manager si rivelò determinante non solo per l'esito del match, ma soprattutto per permettere la nascita della successiva rivalità tra il Next Big Thing e l'eroe olimpico.
Per giorni Heyman continuò a dire con lingua biforcuta che Lesnar non avrebbe mai sollevato Big Show, eppure la bestia tenne fede al suo nome eseguendo dei suplex sul gigante, stupendo il suo stesso manager, che però aveva in mente un altro piano, quello del tradimento. Infatti impedì a Brock di vincere dopo le 5, e non contento passò al gigante una sedia su cui eseguire la sua patentata chokeslam, la Showstopper. Si trattò della prima sconfitta per schienamento subita dal Next Big Thing e fine prematura del suo regno. Sul tradimento in sé sono sempre stato parecchio combattuto, perché mettetevi nei panni di Heyman, non aveva molto senso tradire così un cliente in grado di sollevare Big Show da infortunato. Però mi rendo conto che con la popolarità sempre più crescente di Lesnar avrebbe dovuto lui da solo passare tra le fila dei buoni. La furia del Next Big Thing si abbatté sul gigante a SmackDown e Stephanie McMahon dovette sospenderlo. Con l'ex campione fuori dai giochi, il nuovo sfidante alla cintura WWE di Big Show per il pay-per-view Armageddon venne deciso grazie ad un fantastico 4-way vinto da Kurt Angle su Chris Benoit, di Guerrero ed Edge. Il fattore più intrigante però sta nel fatto che il number one contender chiese aiuto all'ex campione Lesnar. Does this mean you're gonna be in my corner tonight? I said you won't regret it. L'eroe olimpico chiese e ottenne l'annullamento della sospensione da parte della GM dello show blu, così la bestia poté apparire ad Armageddon senza alcuna conseguenza per ottenere la sua agognata vendetta. Messo in fuga Paul Heyman ed eseguito un F5, ad Angle bastò schienare il gigante per vincere il titolo. Lesnar non perse tempo e già a SmackDown sfidò il nuovo campione a difendere la cintura contro di lui, ma l'eroe olimpico non solo rifiutò, ci tenne anche a presentare il suo nuovo manager, Paul Heyman. Nel giro di pochi giorni stravolsero tutto, con Brock, sì, ancora di inseguire il titolo, ma di un nuovo campione, Kurt, e la promessa che da lì a poco avremmo assistito ad un match stellare. Il Next Big Thing fu quindi costretto a percorrere la strada più lunga per ottenere la sua meritata title shot, e alla Royal Rumble fu chiamata ad un doppio impegno, dovendo prima battere Big Show per qualificarsi alla rissa reale della stessa sera, vinta poi entrando col numero 29, eliminando per ultima Undertaker. A questo punto sarebbe a dir poco inutile specificare quale campione volle sfidare a WrestleMania 19. Here comes the pain. Eppure, quello che sulla carta sembrava un main event imperdibile rischiò seriamente di non accadere, perché a No Way Out, durante un 3 contro 3, Kurt Angle batté duramente la testa infortunandosi al collo. E con la partecipazione dell'eroe olimpico allo Showcase of the Immortals messa all'improvviso in discussione, il Next Big Thing si prese almeno la sua vendetta sull'ex manager Paul Heyman, distruggendolo nella gabbia, e Kurt stesso raccontò in più interviste come ci fosse l'urgenza di sottoporsi ad un'operazione chirurgica. I went to a gym and I couldn't lift 10 pounds dumbbell. Per timore che l'incontro di cartello di WrestleMania potesse saltare, venne anticipata a SmackDown, per la precisione nella puntata andata in onda il 13 marzo 2003, ma non mancarono le controversie. Infatti l'eroe olimpico riuscì a farla franca facendosi sostituire dal fratello Eric Angle per poi vincere di rapina, una tattica tra l'altro già usata a Survivor Series 2000 per avere furbescamente la meglio su Undertaker. Alla fine si stipula un accordo con la dirigenza WWE, Kurt avrebbe stretto i denti e si sarebbe operato dopo lo Showcase of the Immortals. Poi, in caso Angle non fosse riuscito a reggersi in piedi prima del grande evento, era già pronto il piano B, ossia che lo sfidante di riserva per Lesnar con in palio il titolo a WrestleMania sarebbe stato Chris Benoit. Un altro ottimo match sulla carta, ma non ci sarebbe stata la stessa carica emotiva, lo stesso interesse generato dalla storyline. Perché ve l'ho detto, questo era per davvero uno dei main event più attesi che la federazione potesse proporre. La sfida tra l'eroe olimpico e il Next Big Thing, una medaglia d'oro olimpica e un campione NCAA, i due migliori atleti sportivi del periodo, doveva per forza avvenire sul palcoscenico più importante dell'anno. E le aspettative vennero rispettate, se non ampiamente superate. Fu un match stellare, adrenalinico e sfiancante. Specie se pensiamo che poteva benissimo essere annullato. Specie se pensiamo ai guai al collo di Angle. Anche se mi spiace che si faccia menzione sempre e solo della sfortunata esecuzione della Shooting Star Press, quando Lesnar non riuscì a compiere completamente la rotazione della terza corda e cadde di testa. La mia ve l'ho già detta in passato, un conto è farla in OVW in Dark Match, un altro conto è farla dopo aver lottato per più di 20 minuti contro Kurt Angle. A quelle condizioni sarebbe stato consigliabile eliminare alla radice lo stop, ma sfido voi ad andare da Brock Lesnar e dirgli di non fare qualcosa. E se stupisce che l'eroe olimpico abbia combattuto a quell'intensità nonostante il suo grave infortunio, sorprende anche la resistenza del Next Big Thing, chiunque altro avrebbe potuto spezzarsi l'osso del collo, mentre lui si beccò solo una tra virgolette semplice commozione cerebrale e chiuse il duello con l'F5. Al suo debutto a WrestleMania, niente po' di meno che nel main event, Brock Lesnar tornò campione. E non solo, lì sul momento sembrò chiudere la faida con Kurt Angle abbracciandolo al centro del ring.
You took me to another level, Kurt. I have the utmost respect for you, Kurt. Come detto, l'eroe olimpico poté finalmente sottoporsi all'operazione di cui aveva un disperato bisogno, e nel frattempo il Next Big Thing iniziò il suo secondo regno superando un giovane John Cena a Backlash. Successivamente fu di nuovo il turno di Big Show in un divertente stretcher match a Judgment Day, mentre ben più ricordata la difesa titolata attuata nella puntata di SmackDown del 12 giugno 2003, terminata in un nulla di fatto per via della rottura del ring causata da un devastante superplex dal paletto. Tornando ad Angle, si pensava che l'infortunio al collo potesse tenerlo lontano dalle scene per un intero anno, e invece tornò dopo nemmeno 3 mesi. Già all'inizio di giugno tornò per calcare il ring di SmackDown, senza scordarci quanto successo a WrestleMania. Il rispetto scambiato tra i due era genuino e dissero di essere diventati grandi amici fuori dal quadrato. Ed è qui che iniziarono a proporci alcuni dei segmenti più divertenti delle loro carriere, a dir poco fantastici, andando tra l'altro ad amplificare quel reale senso di competitività che i due provavano davvero nel privato. You know, everything has to be a competition with you, doesn't it? Yeah, it does. I'm a very competitive guy, you know that. Il mio preferito è senza dubbio quello in cui scommettono su chi dei due è in grado di fare 300 flessioni. Va per primo Lesnar, riuscendo a completare la serie con estrema fatica. Ma quando tocca ad Angle, gli cede volentieri la vittoria dicendogli che non ha senso sbattersi tanto alla vigilia di un pay-per-view. That's okay, you win. Come on! Get back here! Help me up! I can't feel my arms! Anche se lì in mezzo c'era ancora Big Show a dar fastidio a reclamare una title shot, e quindi per l'imminente Vengeance venne organizzato un triple threat match. Nel complesso un evento grandioso, ed il main event a 3 ci regalò diversi momenti da incorniciare. Tra la bestia e l'eroe olimpico regna la competitività, ma devono far fronte comune per abbattere il gigante. Tutti fecero un'ottima figura, ma Kurt Angle ebbe la meglio schiantando i due rivali con il suo Olympic Slam. Si trattò della sua quarta ed ultima vittoria della cintura di campione della World Wrestling Entertainment. Dopo Vengeance però Vince McMahon fece di tutto per mettere i due contendenti l'uno contro l'altro e rovinare la loro amicizia. Tanto per cominciare, negò a Lesnar la possibilità di una rivincita nella puntata settimanale successiva al pay-per-view, dicendogli quanto fosse ingenuo a credere alla buona fede di Angle, che alla prima occasione lo avrebbe tradito. Si arrivò ad uno steel cage match tra il Next Big Thing e il Chairman, con l'eroe olimpico arbitro speciale. Ma fu Lesnar a pugnalare alle spalle l'amico perché accecato dalla voglia di tornare in possesso del titolo, andando di fatto a vendere la propria anima al diavolo, anzi molto peggio, al signor McMahon in persona. But he stopped being my friend when he took the WWE title from me at Vengeance. Il Chairman lo descrisse come il vero Next Big Thing, tornato il lottatore senza scrupoli che era un tempo, un autentico animale, sadico e sanguinario, che non avrebbe esitato a far male ad un amico pur di vincere. E so bene che sarebbe diventato il suo soprannome più avanti, ma questo Brock Lesnar era davvero una bestia. Per settimane si scagliò senza pietà contro lottatori di terza fascia come Brian Kendrick o Orlando Jordan, e come non citare il devastante pestaggio ai danni del povero Zach Gowen, per di più davanti alla madre. I'm gonna break his stinking leg, that's what's gonna happen. Not his fake leg, his only leg. Anche se la scena più sadica con il ragazzo senza una gamba direi che la conosciamo più o meno tutti, ossia quando lo spinse giù da una rampa di scale mentre era bloccato su di una sedia a rotelle. Faceva davvero paura, pericoloso, aggressivo, disposto a tutto pur di avere la meglio su Angle nella rivincita di SummerSlam. Arriviamo al più grande party dell'estate coi ruoli invertiti rispetto a come li abbiamo visti a WrestleMania. Ora Lesnar è il cattivo e dopo aver affrontato per settimane dei signori nessuno è come se sottovaluti il rivale. Un eroe olimpico che lo affronta a viso aperto, ricorrendo ad ogni manovra nel suo già ricco arsenale. E nonostante l'arrivo di Vince McMahon ad aiutare la sua bestia personale, Angle vinse per sottomissione. Sul momento ammetto che potrebbe sembrare un annullamento bello e buono del lavoro fatto finora con Lesnar, tornato ad essere un mostro spaccaculi qua che si arrende, ma non è così. Don't even say it. You tapped out. I told you not to say it. Dopotutto la situazione tra i due era di parità, una vittoria a testa e mancava ancora la sfida decisiva a SmackDown. Ma dopo quanto successo tra loro, non avrebbero risolto nulla affrontandosi in un incontro normale. Così accettarono di affrontarsi un'ultima volta, il 18 settembre del 2003, in un Iron Man match di un'ora. Terza battaglia uno contro uno da quando partì la faida ormai quasi un anno prima, nel dicembre del 2002. L'amicizia nata dalla loro sana e stimolante competitività è un lontano ricordo, rovinata per colpa dell'avidità,
un inno all'azione non stop, all'agonismo sportivo e alla voglia di primeggiare sul proprio avversario. Una stipulazione rara ed estenuante, coi due combattenti determinati a far meglio di chi li ha preceduti e desiderosi di alzare l'asticella per tutti coloro che avranno il coraggio di imbattersi nella loro stessa impresa. Lesnar decise di perdere un punto facendosi squalificare, salvo poi raccogliere i frutti di quella tattica. Quel colpo con la sedia gli permise di portarsi in netto vantaggio fisico e dopo mezz'ora conduceva 3-2. Ma negli ultimi minuti Angle attuò un'eroica rimonta portandola ad un passo dal pareggio nel finale. Nonostante le scorrettezze, nonostante i colpi a tradimento, Angle riuscì ad afferrare la caviglia del rivale. Solo che stavolta il Next Big Thing imparò dei suoi errori, resistette e non si arrese, restando in vantaggio. Allo scadere del tempo il risultato segnò 5 per Lesnar e 4 per Angle, quindi il nuovo campione WWE. Ecco come il Next Big Thing si rifece dalla sconfitta di SummerSlam, annullando il suo unico punto debole. Congratulations, champ! E questo è quanto. La settimana seguente si tenne la cerimonia del nuovo campione, sfidato da Undertaker. Lui e il Next Big Thing si affrontarono in un Biker Chain Match in quel di No Mercy, e quanto all'ex campione, l'eroe olimpico, finì col battagliare John Cena, sempre più in rampa di lancio, pronto a fare il grande salto. Questa era la fantastica rivalità tra Brock Lesnar e Kurt Angle, uno di quei feud che mi fa venire voglia di rigiocare There Comes the Pain. Caratterizzarono ottimamente lo SmackDown di quel periodo, conferendogli l'aura dello show del bel wrestling. Una serie di incontri ultra competitivi tra due atleti di prima caratura, talentuosi e rispettosi l'un con l'altro. E nel mezzo di tutto stravolgimenti caratteriali, infortuni, amicizia, tradimenti, tanto agonismo sportivo. Proprio bella da vedere e seguire, la considero una delle mie faide preferite e l'Iron Man Match una pietra miliare. Dai, dopo 20 anni ci vuole un rivoccione, che ne dite? Questa sera sarò in diretta su Twitch a partire dalle 21 per rivedere l'intera puntata di SmackDown del 18 settembre 2003, quello dello scontro di un'ora tra il Next Big Thing e l'eroe olimpico. Quindi, se vi andrà di rivedere forse il miglior match in tutta la lunga strada di SmackDown, sapete cosa fare. Voi invece cosa ne pensate della rivalità tra Brock Lesnar e Kurt Angle? Qual dei loro incontri vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.